Il titolo è estremamente curioso, Il libro dei segreti. Intorno all'anno 1000, Ibn Khalaf al-Muradi, ingegnere di Cordova, la capitale della Spagna musulmana, scrive il primo libro che tratta di meccanismi militari. Sono segreti perché il suo autore, che si chiama al-Muradi, dice che prima di lui la meccanica stava morendo. E appunto lui raccoglie in questo libro quelli che per il pubblico dell'epoca erano dei segreti e per svelarli al mondo. Quella giunta fino a noi è una copia del 1266. Il manoscritto, composto da 48 fogli, contiene progetti di circa 30 automi, teatrini automatici, pozzi meccanizzati e incredibili orologi idraulici. La cosa particolare del libro di al-Muradi è proprio l'intento di al-Muradi di svelare i meccanismi che fanno muovere questi apparecchi, questi orologi. I meccanismi in realtà non erano visibili al pubblico, erano per lo più nascosti probabilmente dentro scatole, porte di metallo o di legno, e quindi l'apparecchio risultava per il pubblico avere qualcosa di magico. Ma la parte più interessante è costituita dai meccanismi per la guerra, come la fenice meccanica, una macchina da combattimento formata da una torre alla cui sommità è presente una testa di fenice da cui fuoriescono palle infuocate. O la gru d'assalto estensibile, per permettere a un guerriero di essere sollevato e trasportato oltre un ostacolo nemico, o per attaccare direttamente una postazione difesa da mura. E come ancora il distruttore di fortezze, un'arma impressionante con un ariete nascosto in grado di annientare i muri dei castelli. E come, infine, la torre meccanica, un sistema che permetteva a un plotone di soldati di raggiungere la sommità delle mura nemiche, scavalcandole grazie a una passerella formata dal tetto della torre stessa. Un manoscritto, quello di al-Muradi, che ha richiesto un grosso impegno interpretativo. Chi ha trascritto il manoscritto di al-Muradi non era una persona che conosceva la meccanica, ma aveva semplicemente il compito di trascrivere il manoscritto. Quindi in questa fase di trascrizione è probabile che abbia portato con sé una certa quantità di errori che abbiamo riscontrato. Proprio per questa trascrizione di due secoli più tardiva rispetto all'originale ci sono delle incongruenze. A complicare ulteriormente la decodificazione del manoscritto è il fatto che tutte le pagine sono mutilate negli angoli superiori e sono state danneggiate da un prolungato contatto con l'acqua. Inoltre, lì dove il manoscritto prevede la figura umana, questa non viene disegnata, ma solo annotata nel testo. All'autore, di religione musulmana, la rappresentazione degli esseri umani era infatti proibita. Viene da chiedersi: Leonardo da Vinci conosceva il lavoro di al-Muradi? Dire se Leonardo da Vinci ha avuto in mano un libro come questo di al-Muradi è difficile, però sicuramente troviamo dei meccanismi in Leonardo che hanno dei collegamenti diretti con alcuni dei disegni proprio che vediamo anche nel libro dei segreti. Quindi certamente Leonardo da Vinci, come altri scienziati e meccanici dell'epoca, hanno assorbito dal mondo arabo informazioni. La scienza e la tecnica hanno una sua evoluzione nel tempo e nello spazio. Leonardo da Vinci deve essere capito e compreso solo se si osservano i suoi predecessori. Infatti, prima di Leonardo c'erano altri ingegneri che studiavano queste stesse macchine che Leonardo ha anche copiato e migliorato. Si può partire anche dallo stesso al-Muradi. Nel suo libro c'è una pagina 39 dove c'è una macchina da guerra con un meccanismo segreto, proprio perché deve essere tenuto nascosto dai nemici, che funziona con delle bacchette incrociate, il meccanismo a croce. Lo stesso meccanismo si ritrova poi nel 1400 nel libro di Valturio, del De re militari,
esattamente lo stesso disegno, lo stesso progetto ad uso militare, lo stesso disegno che poi si ritrova in Leonardo da Vinci, per esempio nel Codice Madrid 1, dove Leonardo non solo migliora e fa l'evoluzione di questo meccanismo, ma ne studia anche i particolari meccanici per cercare di fare un miglioramento tecnico e meccanico in modo tale che sia veramente un disegno industriale.